La passione per lo spazio direi che è nata sin da quando ero piccola. Il merito va a mio papà. Mio papà perché come scienziato e professore universitario sin da piccola è riuscito ad appassionarmi ai film, ai fantascienza, ai libri, ai fumetti e da lì poi è nata una grande passione che poi è sfociata sin da quando avevo 4 anni nella costruzione del Millennium Falcon di Star Wars. Quindi da lì in poi è proprio appunto iniziato questo grande amore per lo spazio e il sogno di un'esplorazione spaziale. Quindi non soltanto limitarci ai confini terrestri, ma vedere appunto cosa c'è oltre. E questo viaggio verso l'oltre poi mi ha accompagnato invece altra parte della mia famiglia, che è appunto composta essenzialmente da architetti. Ed è proprio negli studi di architettura di mia mamma, che anche qui sin da piccola e da ragazzina ho creato, diciamo, le basi per tutto quello che era appunto un'altra mia passione, quella della progettazione. Infatti nei miei percorsi di studi iniziai proprio con un percorso di architettura che poi è sfociato nell'ingegneria delle costruzioni, sino alla conservazione dei grattacieli in cemento armato degli anni 50 e 60 per un dottorato, la progettazione computazionale, ho viaggiato tantissimo tra Chicago, Delft, Parigi. E tutto questo mi ha portato essenzialmente ad avere una formazione molto multidisciplinare, che mi ha aiutato poi nel momento in cui sono entrata all'MIT, inizialmente nel Dipartimento di Ingegneria Civile, e poi da lì sempre più trasversale, appunto con diversi dipartimenti, ho collaborato con il Dipartimento di Aerospaziale. E poi alla fine la mia sede ultima è proprio lo Space Exploration Initiative perché è una piattaforma di lancio che non soltanto ci consente di esplorare nuovi progetti con il Responsive Environment Research Group, ma ci consente anche di testarli, che sia appunto in orbita, su con periodi anche lunghi di permanenza sull'International Space Station, e da interagire proprio con gli astronauti, sia con voli suborbitali di 3 minuti di microgravità che con voli parabolici come quello appunto che abbiamo affrontato l'anno scorso con uno dei progetti. Ed è quindi un ambiente estremamente stimolante, multidisciplinare e anche secondo me molto divertente, se vogliamo, perché ci consente davvero di metterci in gioco al 100% su tutte le discipline che sono necessarie per affrontare progetti di questo calibro. Io non credo che esista al momento uno scenario migliore degli altri per arrivare sul pianeta rosso, nel senso che non c'è ancora una soluzione ben predefinita che possa risolvere questa grande sfida che abbiamo. Quello che so però è che il viaggio per arrivare sul pianeta rosso e anche per tornare indietro in quanto umani è molto lungo, dura addirittura 3 anni. Questo significa che dobbiamo arrivare preparati, ma come esseri umani, nel senso che dovremo imparare a vivere in condizioni estremamente difficili, quindi in situazioni di confinamento, quindi isolati, senza la possibilità di tornare sul nostro pianeta quando vogliamo, e accettando costantemente il rischio che qualcosa possa andare male, che la missione possa fallire e che non sia più possibile ritornare a casa. Ecco, queste dal punto di vista psicologico sono delle grandissime sfide e io credo che se vogliamo davvero mandare l'uomo su Marte dovremmo focalizzarci su questi ambiti e quanto architetti abbiamo il ruolo di aiutare nella nostra progettazione proprio la risoluzione di queste sfide. E un esempio? Un esempio è sicuramente la mancanza di natura in questi spazi estremamente artificiali, la mancanza appunto di vedere anche soltanto un albero, di ascoltare il cinguettio degli uccellini, di sentire il fruscio delle foglie d'autunno, di sentire il rumore di una pioggia, vedere un arcobaleno, una nuvola. Tutto questo non ci sarà. E quindi è fondamentalmente molto complesso per noi che siamo abituati a vivere in un pianeta bellissimo e unico, preziosissimo e fragile, a cambiare radicalmente quello che è il nostro stile di vita per affrontare un viaggio così lungo.
Dal punto di vista quindi tecnico, io credo che sia necessario affrontare la sfida per steps, quindi sarà importantissimo che sempre più persone inizino ad andare in low Earth orbit, quindi magari anche ospiti di International Space Station, a creare infrastrutture che possano ospitare anche turisti spaziali, come uno dei nostri progetti della Competition NASA-Rascal del 2017, dove appunto riutilizzando i moduli già esistenti dell'International Space Station, sostanzialmente abbiamo ricreato la possibilità di avere uno space hotel orbitante intorno alla Terra. Oppure testarli anche a vivere sulla Luna. Questo è un altro progetto che abbiamo in corso con l'Agenzia Spaziale Europea, lo studio di architettura Skidmore, Owings & Merritt. Stiamo progettando un villaggio che potrebbe essere realizzato nel 2030. Questo porrebbe le basi per democratizzare un pochino di più quello che è l'accesso allo spazio e la permanenza allo spazio. Perché se vogliamo andare su Marte, dobbiamo iniziare a parlare di permanenza. Perché non sarà più un viaggio di pochi giorni, settimane o mesi, ma si parla appunto, come vi ho detto, di anni, e nel quale tra l'altro non è nemmeno garantito un ritorno, quindi è ancora più complesso. E dal punto di vista appunto architettonico, ovviamente le soluzioni devono essere di tipo diverso, quello che riguarda un'esplorazione sul appunto suolo lunare. Noi ci stiamo focalizzando al momento su infrastrutture, specialmente quelle che dovranno contenere un habitat appunto per gli uomini, che vengono pressurizzate in situ, ma essenzialmente mandate, già sviluppate sostanzialmente interamente dalla Terra. E creeremo sulla Luna, utilizzando sia la regolite lunare che il ghiaccio, tutto lo shield necessario per proteggere l'habitat dalle radiazioni cosmiche e dalle micrometeoriti. E sostanzialmente quello che andremo a realizzare là sono altri tipi di infrastrutture, strutture che riguardano appunto le strategie energetiche. Ecco, tutto quello dovremo farlo in loco. Quindi ci sono appunto sostanzialmente due ambienti diversi. Riguardo su Marte, la situazione cambia. Cambia perché ovviamente non possiamo permetterci di mandare un habitat interamente pronto già dalla Terra. Almeno sì, potremmo, però dovremmo poi integrarlo, perché tutti i materiali che forniscono la fermatura dalle radiazioni cosmiche sono materiali estremamente pesanti, quanto come la regolite, ad esempio, o l'acqua, il ghiaccio. Serve almeno 1 metro di spessore di regolite o 1 metro di spessore d'acqua. E non possiamo permetterci appunto di fare un lift off dal pianeta Terra per arrivare su Marte con tutto questo shielding. E quindi anche qua sarà necessario un mix di strategie in modo tale da portare eventualmente degli habitat dalla Terra su Marte oppure dalla Luna, su quale sarà più facile appunto partire dall'orbita cislunare sino su Marte, e poi integrarli per tutto quello che riguarda appunto lo shielding di cui vi parlavo prima. Ci sono diverse soluzioni, ovviamente. E anche qui, in una delle soluzioni che avevamo considerato per un progetto di terra marziana che per la NASA Idea Challenge Competition l'anno scorso, ecco, in quella situazione noi abbiamo considerato anche qui uno shielding d'acqua. Per creare lo shielding d'acqua dello spessore necessario per schermare, servivano 2 anni perché il tempo di estrazione e poi appunto per creare tutto il sistema, ovviamente automatizzato, che non richiede la presenza umana, per creare la creazione e il riciclo di questo ghiaccio e acqua all'interno dello shielding. Quindi, come vedrete, è un processo estremamente complesso che richiede anche una forte componente robotica e automatizzata. E quindi è chiaro che l'orizzonte temporale entro il quale riusciremo a fare tutte queste cose, ovviamente, si allunga. E se per la Luna possiamo pensare al 2030, bene, su Marte, come direi, minimo il 2050. Il progetto Redwood Forest nasce per rispondere alla challenge di Immersive Design nel 2017 per la progettazione di una città di 10.000 abitanti, quindi non pochi. Essenzialmente, io credo che i punti di forza dell'intero progetto siano stati la generazione di un algoritmo per rispondere alla challenge specifica, quindi ad hoc per la sfida.
Un primo studio su quello che era appunto legato alla psicologia umana, quindi tutto il mondo che riguarda l'human factor design, e poi un'analisi alle radiazioni. E questi tre fattori sostanzialmente ci hanno permesso di creare le basi per una progettazione solida anche per le future infrastrutture marziane. E perché vi dico questo? Allora, perché sostanzialmente nella progettazione di una città noi abbiamo voluto incorporare quel fattore natura di cui vi parlavo prima, l'importanza di ricreare un habitat il più possibile simile a quello a cui siamo abituati noi qua sulla Terra. E quindi da lì il concept della foresta, degli alberi interconnessi tra di loro attraverso un fitto sistema di radici sotterranee nei quali si scambiano energia, nutrienti e tutto quello necessario per il loro sostentamento. Questa analogia è stata proprio presa a prestito dalla natura e trasposta nell'algoritmo che abbiamo progettato, e l'algoritmo essenzialmente andava a scavare la parte ipogea sotterranea degli habitat e automaticamente calcolava il quantitativo di ghiaccio sotterraneo, ben quanto ghiaccio su Marte, essenzialmente nell'area in cui abbiamo progettato l'habitat, che è tra l'area equatoriale e il Polo Nord, la Elysium Mons Depression, è possibile trovare del ghiaccio sotterraneo, e quindi calcolava in tempo reale il quantitativo di ghiaccio e automaticamente faceva un resizing dell'intera struttura geodetica che era in superficie, il più possibile appunto trasparente per poter permettere di vedere il Marscape, ok? E al tempo stesso andava a ricalcolare il sistema di rami, i branch strutturali che andavano sia a sostenere appunto l'intera struttura dal carico di pressurizzazione interna e dal peso dello shielding, che comunque non controbilanciava mai il carico di pressurizzazione interna, quindi l'intera struttura lavora appunto a trazione, ok? E il tempo stesso andava a trovare la configurazione migliore di questi rami e ricalcolare la dimensione della cupola. E lo iterava sostanzialmente per n volte fino a che appunto abbiamo generato una population di alberi, uno diverso dall'altro, tutti a loro modo ottimizzati, ognuno con una configurazione diversa dall'altra, proprio per riprendere quella varietà che è presente in natura in una foresta, nessun albero uguale all'altro. E anche quindi a livello psicologico, per quello che appunto vi dicevo di essere l'human factor design principle, il fatto di avere degli habitat che fossero sì interconnessi, ok, che fossero comunque coerenti con tutti i vari sistemi di redundancy, in modo da sentirsi anche sicuri in questo habitat, e che riprendessero l'analogia col mondo naturale, terrestre, ecco, erano tutti elementi chiave che potevano soltanto migliorare la permanenza, appunto, per un essere umano in un luogo di confinamento e isolamento per più anni. E infine anche l'utilizzo di risorse in situ è stato l'elemento chiave di questo progetto, perché appunto potevamo permetterci di non portarci quasi nulla dalla terra. Ovviamente per realizzare questo progetto senza la presenza di umani servirà probabilmente un'intera decade, però di fatto quello che è interessante è che secondo me la possibilità c'è e potremmo con i nostri studi iniziare già a esplorare metodi automatizzati sia per generare una struttura da stampare eventualmente in 3D con la regolite, sia creare elementi in situ come il polietilene, che è anche un ottimo materiale per la protezione dalle radiazioni cosmiche, sia sistemi di estrazione di ghiaccio sotterraneo da utilizzare come schermatura delle radiazioni, e anche appunto capire come assemblare poi tutti questi componenti insieme. E infine, come vi dicevo, il terzo elemento chiave importante per un'architettura di questo tipo è lo studio della protezione alle radiazioni cosmiche. Noi abbiamo fatto qui un'analisi a Monte Carlo per capire la dose di neutroni all'interno dell'habitat, e abbiamo mappato quindi queste informazioni all'interno della geometria. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto dei valori diversi, delle gradazioni di dosi diverse, che significa che quegli ambienti, per il nostro benessere personale, la nostra salute, non potranno essere vissuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E questi sono degli elementi molto importanti, chiave,
per un'esplorazione spaziale. C'è la consapevolezza che noi dovremo affrontare una situazione di rischio, sostanzialmente vivendo in questi habitat, e che l'esposizione alle radiazioni cosmiche deve essere il più possibile controllata in modo tale da evitare effetti negativi sul nostro corpo. E quindi se noi davvero vogliamo continuare a progettare pensando al pianeta rosso, ma anche alla Luna e anche all'orbita, bene, dovremmo iniziare a pensare a come le nostre architetture possono essere progettate in funzione del tempo. Space architecture in Italia non ha ancora delle fondamenta molto solide, ma chissà, io credo che presto lo human space flight invaderà a livello esponenziale sia dal mondo del design che dell'architettura, quindi di fatto dobbiamo solo avere un po' di pazienza. Noi abbiamo già visto quello che sta accadendo negli Stati Uniti, anche grazie alla presenza di company private che hanno del tutto l'interesse di portare l'uomo in low Earth orbit, sulla Luna o su Marte, che stanno investendo tantissimo anche proprio nell'ottica di integrare tutto il human factor principle nel loro design e il human centered design approach. Quindi di fatto sono temi aperti che coinvolgeranno sempre di più noi progettisti. Quindi non scoraggiamoci. E non scoraggiamoci nemmeno per il problema dell'equatore rosa, perché in realtà non è un problema, anche qui ci vorrà soltanto un po' di tempo. Già adesso stiamo vedendo delle evoluzioni molto positive. Quest'anno abbiamo visto la prima spacewalk interamente al femminile. Io poi sono molto fortunata perché all'MIT, ad esempio, collaboro con delle docenti donne che hanno avuto anche dei ruoli molto importanti all'interno di NASA, come Dava Newman e Daniel Wood, Sarah Seager, che sono appunto grandi esempi da prendere in considerazione se si vuole anche intraprendere una carriera in questo settore disciplinare. E poi, bene, nello Space Exploration Initiative, sia founder è una donna e noi tutte siamo più del 50%. Quindi di fatto siamo in una realtà molto, da questo punto di vista, molto equal, quindi c'è molta parità. E io mi auguro che questa parità sia sempre di più anche una realtà nostra italiana e che anzi io credo che potrà soltanto che aumentare, anche perché tutte le ultime missioni che hanno mostrato una grande partecipazione anche ovviamente di donne, anche nelle missioni di aerospazio, hanno mostrato un'ottima performance anche dal punto di vista psicologico e anche di supporto. Io ho avuto anche modo di conoscere di persona l'astronauta Katie Coleman, che è stata comandante della missione in cui ha anche partecipato Paolo Nespoli, ed è stata appunto un'esperienza molto bella e molto inspiring proprio per chi vuole proseguire questo tipo di sogno di carriera. E io poi vi consiglierei, dato che appunto potrebbe essere interessante, un'esperienza all'interno di una missione analog dove appunto si simula la vita all'interno di un habitat confinato in isolamento, che può simulare sia un habitat lunare che uno marziano. E magari così potete già avere una prima esperienza di quello che è una missione spaziale e farvi un'idea di quello che potrebbe essere effettivamente andare in esplorazione anche restando passi da terra. E niente, grazie di tutto.